Davide, probabilmente la vittoria che ha subito la più soddisfazione, perché contro pesi di appagamento, contro la sporca della qualificazione alla Coppa Italia, sul campo di una squadra che viene da 9 vittorie di seguito, la basket esce in maniera autoritaria, convincente, capace di superare un po' di momenti di difficoltà e di loro così. Assolutamente sì, hai detto tu giustamente, era una partita che per tanti aspetti temevamo, insomma, più di tante altre, soprattutto la salute e la fiducia di cui gode in questo momento Scafati, le nuove vittorie di fila, l'appagamento, insomma, dopo aver conquistato comunque un bel risultato la settimana scorsa, però al di là delle tante cose, come sempre ci sono da mettere a posto poi in proiezione dei playoff, abbiamo giocato una partita abbastanza giusta, forse un po' moscia in qualche circostanza, non siamo riusciti a dare molto ritmo nell'attacco e nella difesa, però tutto sommato a livello di concentrazione, di applicazione anche contro i loro punti di forza, soprattutto Petrucci, Sergio che veniva da una grande partita a Palermo, insomma siamo stati molto concentrati e alla fine abbiamo vinto meritatamente. Difficile, quasi impossibile trovare il migliore in campo dal tuo punto di vista, in generale, credo che sia un ottimo segnale che davvero tutti in diversi momenti si sono riusciti a ergere a protagonisti. Forse l'unica risposta contro un punteggio piccolo da passare di 2 minuti dopo i primi 2 punti di 7 minuti, ma per il resto tu non è riuscito a essere decisivo nei punti più importanti della partita. Sì, noi sapevamo che loro potevano andare con un quintetto molto piccolo e molto, anche molto perimetrale, lì abbiamo dovuto fare uno sforzo in più per togliere le penetrazioni a Carricchiello che era partito molto bene e soprattutto i tiri da 3 punti di Petrucci, perché stando comunque aprendo molto l'area loro con quel quintetto piccolo diventava un po' complicata, però al solito grande lavoro, insomma, degli esterni, anche a mettere pressione, a togliere appunto queste soluzioni ai loro esterni, e anche l'ottimo lavoro dei lunghi ha pagato. Abbiamo subito forse un po' troppe, come si dice, rimbalzi d'attacco, palle vaganti che li hanno tenuto in partita nel primo tempo, poi limate un po' di corda e siamo andati via. Pesante, importante, sono dei campi più difficili, quanto può contare anche a livello psicologico questo messaggio per se stessi e da lanciare anche un po' al campionato. Ma conta, perché sempre per l'idea di affrontare nel nostro processo di crescita per arrivare pronti poi dopo ad aprile, ma le trasferte che ci aspettano in questo giorno di ritorno sono tutte molto complicate. Adesso dobbiamo pensare a Isernia, ma sappiamo che subito dopo avremo Palestrina e Palermo in serie. Questo era un campo molto complicato da affrontare in questo momento e la squadra si è rivelata ancora una volta pronta, ripeto, dal punto di vista soprattutto mentale. Ripeto, stiamo lavorando molto in proiezione futura senza lasciarci più di tanto prendere da questo primo posto, che è sì importante, ma poi alla fine dei conti si purtroppo si rimetterà tutto in discussione nei playoff e quindi ci sarà 0-0 e palla al centro.